tra i monti d'Abruzzo, dove i trattori conducevano pastori e butteri con vaste greggi e rumorose mandrie, sorsero chiese che davano conforto e asilo sicuro ai viaggiatori e acqua e un focolare. È questa Santa Maria dei Centurelli a Caporciano dell'Aquila. Qui il tratturo si biforcava e i pastori sostavano per la notte e sceglievano il percorso più breve per transumare in Puglia. Tra questi monti ospitali, il Medioevo vide nascere chiese, eremi, monasteri, soprattutto dall'arrivo dei Longobardi, quando, convertitisi al cristianesimo, questi diedero forte impulso alle costruzioni chiesastiche. Comunità di religiosi fiorirono a partire dal VI secolo e, utilizzando siti e materiali dei preesistenti templi classici, costruirono sobrie ma raffinate dimore e austeri ma eleganti luoghi di culto. In particolare l'Abruzzo sembrava vocato a promuovere la vita cenobiale ed era geograficamente legato a Subiaco e a Cassino per vie facili e brevi. Per questo il monachesimo di Benedetto vi si diffuse celermente e senza difficoltà. Longobardi erano molti abati e all'arrivo dei Franchi l'ordinamento preesistente fu rispettato. I nuovi padroni, anzi, diedero nuovo impulso alla vita cenobiale. Una delle prime grandi abbazie abruzzesi fu San Liberatore a Maiella, tra le sorgenti del fiume Alento, oggi quasi distrutta per intero da frane degli argini. L'abbadia fu fondata da Carlo Magno nel 781 per celebrare la vittoria sul Ducato di Benevento. Quell'abbadia, là presso a Menappello, giù negli Abruzzi, fatta per suo onore, dove fu la battaglia e il gran flagello d'un re pagan che Carlo imperatore uccise. Fatta eccezione per la decorazione e le arti minori, l'arte carolingia non ebbe influssi sui benedettini, che invece furono per diversi secoli condizionati dalla forte presenza di artisti bizantini. Nel 1007 venne da Montecassino l'abate Teobaldo per ricostruire l'abbazia distrutta nel terremoto del 990. Egli portò con sé maestranze formatesi nell'area romano-bizantina dell'Asia Minore e con una perfetta nozione della fresca architettura lombarda formò sul posto squadre di tecnici e operai specializzati tra i monaci di San Liberatore. Alla sua morte, l'abate Desiderio costituì una scuola capace di fornire maestranze a tutto l'Abruzzo. San Liberatore rappresenta non solo il centro storico della vita cassinese nella nostra regione, ma il caposaldo dell'architettura medievale abruzzese. L'abbadia crebbe nei secoli in ricchezza e potenza, tanto che la sua rendita giornaliera pare ammontasse a un rotolo d'oro e i suoi beni erano in continuo aumento per i donativi e i lasciti che i signori elargivano. Sempre nella valle del Pescara, fece sentire la sua grande influenza la monumentale abbazia di San Clemente a Casauria. Ce ne resta la ricostruzione promossa dall'abate Leonate nel XII secolo, a seguito delle incursioni saracene e della distruzione del 1078. A tale scopo vennero maestranze dalla Campania a operare su regolari conci del preesistente materiale tufaceo povero. L'impronta francese è dovuta a Ludovico II, che ne aveva promosso la costruzione nell'871, utilizzando materiali erratici classici provenienti dall'antico centro romano di Interpromnia. All'arrivo delle reliquie del santo, traslate da Roma a dorso di un mulo e con gran corteo di fedeli, sulle sponde del fiume Pescara, l'imperatore Ludovico chiese un miracolo. Noi portiamo le ossa di San Clemente, che vogliamo tumulare nel luogo che vedete. Tuttavia, se questo è veramente il luogo, Dio ce lo mostri a questo patto, che il mulo passi attraverso i flutti senza bagnarsi. Ciò detto, il mulo entrò nelle acque profonde e, passando sopra di esse senza bagnarsi, entrò nell'isola e si fermò dove era fissata la sede del Santo Martire.
Nella decorazione interna del ciborio e del lambone ricorrono motivi allegorici della tradizione cristiana. In questa panoramica del ciborio, il leone rappresenta San Marco, l'angelo è San Matteo, l'aquila è San Giovanni, il toro è San Luca. I monaci benedettini di San Liberatore diedero il loro contributo alla fondazione e alla ricostruzione di abbazie e, nel periodo del massimo splendore, intervennero in tutta la regione lasciando, soprattutto nella pietra lavorata, l'impronta del loro stile e della loro perizia. Nell'Aquilano, vicino Bussi, nel XII secolo rinnovarono San Pietro ad Oratorium, fondata nel 700 dal re Longobardo Desiderio. Altra basilica ispirata a San Liberatore è Santa Maria Assunta di Bominaco. In tre navate divise da colonne provenienti dalle costruzioni romane della vicina Peltuinum. L'adiacente monastero fu lungamente conteso tra gli abati e la diocesi di Valva. Quindi fu sottomesso dal vescovo dell'Aquila e infine distrutto nel 1423 dal condottiero Braccio da Montone. Nel XIII secolo si diffuse in tutta la regione lo stile cistercense. Si trattava di costruzioni essenziali e robuste, spesso arroccate come il monastero di Sant'Angelo d'Ocre, fondato dalla contessa Sibilia per le monache cistercensi, o fortificate con mura chiuse e inaccessibili, come Santo Spirito d'Ocre, appena ingentilito da una bifora aperta sull'ingresso con modi borgognoni. L'ordine cistercense discendeva dai benedettini di Citeaux per conferire nuova austerità alla regola che attraversava un periodo di grande benessere economico ma di tenue rigore religioso. Sulla costa frentana, l'abate Oderisio II conferì forme cistercensi alla grandiosa abbazia di San Giovanni in Venere, fondata nell'VIII secolo sull'antico tempio di Venere Conciliatrice. I cistercensi si impegnarono nel sociale con grandi opere di bonifica e di idraulica. Edificarono templi austeri, spogliando le cattedrali delle sculture zoomorfe e aprirono al loro interno vasti spazi nei quali fiorirono affreschi con episodi del Vecchio e Nuovo Testamento. In Santa Maria di Ronzano, preziosi affreschi si sono salvati dall'incendio che distrusse nel 1183 parte della chiesa e l'annesso monastero benedettino. I dipinti, particolarmente interessanti perché scevri da influenza bizantina e perpetuanti la tradizione della pittura paleocristiana, sono su tre ordini sovrapposti. Motivo ricorrente nell'iconografia di questo periodo è la deposizione del Cristo con le madri piangenti. Come in Santa Maria di Ronzano, nella Valle del Mavone, così in Santa Maria delle Grotte, nella Valle del Laterno, vicino Fossa, troviamo scene della deposizione. Nella parte bassa dell'abside, scene dell'ultima cena. Il tradimento di Giuda con la cattura del Cristo. La flagellazione e la crocifissione.
In San Pellegrino di Bominaco troviamo uno dei più importanti cicli pittorici della regione. L'interno, una stretta e lunga aula ad ogiva, è interamente rivestito di affreschi tra i quali spicca la grande figura di San Cristoforo. Un altro ordine benedettino che operò in Abruzzo per oltre 5 secoli fu quello dei Celestini di Pietro da Morrone, salito al soglio pontificio col nome di Papa Celestino V e fondatore della Basilica di Santa Maria di Collemaggio all'Aquila. La più grandiosa chiesa romanica della città era annessa al convento dei Celestini, casa madre dell'ordine. La costruzione fu realizzata in più fasi, con inizio nel 1287, e fu ultimata in epoca rinascimentale. Con evidenti richiami a stili diversi, rappresenta questa un modello tipico delle chiese aquilane dell'epoca e, tra tutte, la più elegante e raffinata.